Buongiorno, siamo sempre con Francesco Papapietro che questa volta ci racconterà della Alfa 58, la nuova SLT di Sony. Alfa 58 è l'ultima arrivata nel nostro panorama di fotocamere ottiche intercambiabili con tecnologia translucent. La introduciamo sul mercato a partire dal mese di aprile, quindi manca pochissimo. È una fotocamera entry level, successore dell'Alfa 37, quindi si va a posizionare nella parte più bassa della nostra proposizione di fotocamere. Quali sono le sue innovazioni? Intanto un sensore completamente rinnovato da 20.1 circa 20,1 megapixel, accoppiato ad un processore molto performante direttamente derivato da Alfa 99, un processore sempre Bions. Che cosa ha in più rispetto all'Alfa 37 di cui è il successore? Il mirino OLED. Per la prima volta su una fotocamera translucent entry level di Sony troviamo un mirino di qualità OLED con tutti i vantaggi che questo comporta in termini di risoluzione, di nitidezza e di contrasto su una fotocamera che sarà lanciata a un prezzo al pubblico di 550 euro, quindi molto competitiva come caratteristiche, come rapporto qualità-prezzo. È una fotocamera appunto con tecnologia translucent, per cui i due punti di forza principali della tecnologia, autofocus e velocità di scatto, vengono mantenuti. Abbiamo un autofocus a rilevamento di fase in ogni condizione di scatto o di ripresa video, molto preciso, 15 punti e 3 sensori a croce, velocità di scatto a 8 fotogrammi per secondo in modalità telezoom, quindi per la fascia di prezzo e per l'utenza a cui si rivolge una velocità molto molto elevata. Ovviamente ripresa video in full HD tramite la pressione di un pulsante dedicato come tutte le nostre fotocamere SLT translucent. La batteria, a differenza di Alfa 37, cambia, è la stessa che possiamo trovare su Alfa 99 e che consente su questa macchina di raggiungere un'autonomia di circa 700 scatti, quindi è molto molto performante. Abbiamo una funzione nuova, è la prima fotocamera a introdurla, che si chiama Lock-on Autofocus, ovvero una funzione che va a lavorare proprio sulla precisione dell'autofocus. Non solo riconosce il soggetto da mettere a fuoco, ma anche la dimensione dello stesso, e in automatico la modifica a seconda dei movimenti del soggetto, quindi l'autofocus è molto molto più preciso. E affina anche una funzione molto interessante per il neofita, la funzione ritratto automatico, che era già stata introdotta su altre fotocamere. In questo caso si chiama funzione composizione e ritratto automatico, dove la novità consente di ritagliare non più un solo volto come avveniva in passato, ma anche due, piuttosto che il ritaglio di oggetti per fare delle fotografie macro senza un'ottica macro, piuttosto che dei ritratti dinamici, quindi la possibilità di ritagliare un soggetto in movimento. La fotocamera, come detto, arriverà ad aprile sui punti vendita ad un prezzo al pubblico di 550 euro.